rispettare le regole. Io ho detto la stessa, non mi sembra giusto, sotto il balcone metto la macchina. Va bene. Va bene, l'unica soluzione dico per girare eventualmente, per lasciare, almeno io la macchina lascio qua sopra la panchina, sperando di non con il discorso dei dossi, con il discorso del parcheggio, lo stiamo facendo perché per ridurre proprio questo. Ragazzi, il problema c'è e non ci dobbiamo nascondere, perché non è che non c'è, il problema se stiamo qua perché in effetti il problema c'è. Niente, l'incontro di oggi è servito a noi mamme anche per capire cosa bene sta succedendo qui a scuola, perché giustamente ci siamo ritrovati in mezzo a questo caos e speriamo che quello che è stato detto dal consigliere venga fatto prima possibile, perché così la scuola verrà messa in sicurezza e i nostri bambini prima di tutto. Qual è il problema principale dell'asilo? Il problema principale dell'asilo adesso è la confusione che c'è qui e quindi il rischio che possa succedere qualcosa con i bambini così piccoli, perché non c'è un modo di poter in sicurezza per poter attraversare, non c'è un dosso, delle strisce pedonali, un semaforo, qualcosa, un della segnaletica che indichi che qui c'è una scuola di bambini piccoli. Ma ci sono passato perché questa è parliamo, oggi si è parlato di sicurezza via Leopoldo Nobile, in quanto c'è presente al di là dell'abitazione, c'è presente un asilo nido dove le mamme sono preoccupate. Abbiamo comunicato le iniziative che prenderemo in considerazione per evitare gli incidenti e il rallentamento principalmente del traffico che scorre dalla circonvallazione, installando al più presto dei dossi.